Allora, sul bilancio di previsione, in senso stretto, noi siamo alle solite, perché sono due anni che ripetiamo sempre le stesse cose. Adesso, ascoltando il Presidente della Commissione Bilancio, il Dottor Ferrara, ci rendiamo conto che non ha fatto altro che ripetere le prescrizioni e le osservazioni delle isole di Monte. Allora, onestamente, io veramente ho molte difficoltà, perché che se vi viene il caso la scorsa volta, la consigliera Pagliuca ha menzionato un super lavoro che i consiglieri di maggioranza, appellandosi al senso di responsabilità che avevano, hanno messo in campo, quindi hanno fatto uno studio tecnico particolare. Poi ascolto lo studio della consigliera del gruppo Campania Libera Talletti, che poi rivela abbastanza serio. C'è ipotesi di falso bilancio. Allora, io vorrei capire, qui ci sono stati 25 avvisi di garanzia, 25 rinvii a giudizio, per una cosa del genere, e sono qui presenti. Non era il falso bilancio, era la cosa, attenzione. È la stessa cosa. Consigliere Ferrara, prego, consigliere Ferrara. È un falso. Ora, era un consultivo, sicuramente, questo è un previsionale, ma comunque qua. No, no, non c'è bisogno che mi spiega, non so bene la cosa. La situazione è che continuano, insomma, a verificarsi situazioni in cui i redditi non vengono riconosciuti. Certo, c'è stato, diciamo, il tentativo di rimediare a quello che era il passato sui debiti relativi al consorzio civile reale, ma restano quelli con la città metropolitana che contano circa 4 milioni di euro, esistono quelli derivati da sentenze passate in giudicato. E non ne abbiamo notizia certa, cioè qui escono situazioni imprevedibili volta per volta. La liquidità di cassa per pagare non c'è, la riscossione è quella che è. Io vorrei capire come se ne esce da questa situazione e in revisione dei conti che solo formalmente danno dei paesi, quando il suo gruppo prende il proprio fatto. Vorrei capire, vorrei solo capire come se ne esce da questa situazione. Magari voi che siete più preparati, perché sembra che voi da questo punto di vista sembra che avete tutta la scienza contabile dalla vostra parte, però ci sono dei rilievi a questa situazione, cioè appena posti dalla consigliera di campagna libera, che sono di una certa rilevanza, i debiti con il bilancio che non vengono riconosciuti, e si continua così. Si continua su questa via, su questa strada, che non ha nulla a che vedere con la strada che andava intrapresa, cioè dare un taglio netto con quello che era il percorso tracciato dalle passate amministrazioni, gli artifici contabili per mantenere un passo equilibrio contabile. Noi siamo in opposizione, per carità, diceva il sindaco che è facile stare da questo lato, perché magari si va a contestare quello che è, diciamo, palese, ed è difficile assumersi delle responsabilità. Però veramente, visto che c'è stato un temporeggiamento da parte della maggioranza nell'approvazione di questo atto, un approfondimento, e poi vengono fatti moltissimi rilievi e la maggioranza ad oggi esprime un voto favorevole su questo bilancio di previsione, io resto basita e credo che questo vostro voto favorevole attualmente non sia dipeso da un aggiustamento delle dinamiche politiche interne alla maggioranza. Perché questo si vedrà nei prossimi giorni, se sarà vero che ci sarà un azionamento di giunta, se sarà vero che al Presidente del Consiglio sia stato chiesto di la testa del Presidente del Consiglio, quando poi noi opposizione abbiamo addirittura presentato una mozione di sfiducia e voi siete stati contrari, anzi avete votato contro quella mozione, dice che il Presidente va benissimo. Quindi adesso vi dico perché, se è vera questa cosa. Prego. Quindi azionamento di giunta, testa del Presidente, e poi mi pare che c'è da questo. Il sindaco ad oggi non lo so se è stata chiesta anche qualcosa. Ah, ecco, l'azionamento della giunta te l'abbiamo detto, mi pare. E vabbè, non mi ricordo, c'era anche una terza situazione. Prego, consigliere Pignati. Quello che vedremo nei prossimi giorni. Io spero solo che non sia vero, che siano voci di corridoio, cose maligne che sono state dette, che si agisca
diciamo, nell'interesse della città, ma anche nella, nei vostri interessi, perché diciamoci la verità, se, ma non credo, non credo, e dipende da te, però questo lo vedremo successivamente. Io mi auguro che non sia così, il consigliere Orsino, mi auguro vivamente che non sia così e che si agisca nell'interesse della città di Trastevere. Grazie. Grazie consigliera Pignati, veramente le considerazioni che passano da se spiegate personale che giustamente le esprime in pubblico consenso. Prego la consigliera Maggio, un altro, che ha visto.